come l'analytics risponde a queste sfide, risponde diciamo in quattro aree principali. Sicuramente nell'area di Operation Performance Management, dove si tenta di migliorare il processo decisionale basandosi molto di più sui dati e soprattutto sui dati che vengono forniti in modo tempestivo. Come vedete qui abbiamo volumi di vendita sia su base year to date che mensile, prezzi di vendita, costi che vengono appunto dal modulo COPA di SAP e la differenza fra questo e questo che è il margine. Qui abbiamo la mappa delle nostre zone e qui abbiamo un andamento mensile. Se ci concentriamo per esempio su agosto 2020 e vogliamo visualizzare i volumi, vediamo già, questo qui è l'effetto del lockdown, nel senso che partiti non tanto male gennaio-febbraio, c'è stato questo crollo drammatico fra marzo e aprile, una ripresa da maggio poi.